Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e oggi a tenerci compagnia c'è Eleonora dei Bad Blues Quartet. Ciao Eleonora! Ciao! Allora, noi ovviamente partiamo sempre con la famosa domanda per rompere un po' il ghiaccio, ma soprattutto per conoscerci un po' meglio. Noi ovviamente vogliamo sapere chi è Eleonora, ma vogliamo anche conoscere questo gruppo molto molto interessante. Allora, noi siamo quattro musicisti, io sono la cantante, poi c'è Frank Sara, il batterista, Federico Valenti, il chitarrista, il bassista Gabriele Loddo che ha suonato nel disco, anche se adesso non suona più con noi e stiamo collaborando con altri due bassisti molto bravi che sono Carlo Biggio e Edoardo Meledina. Senti, c'è stato per te? Dal 2016, credo, o dal 2015, da un bel po', questo è il quarto disco. Senti, c'è stato per te il momento, io la definisco un po' la chiamata, no? Diciamo così, quando tu hai detto no, io da grande farò la musicista. È successo per caso perché avevo altri programmi, ma ho cominciato a frequentare dei musicisti quando avevo circa 17-18 anni che mi hanno fatto conoscere il meraviglioso blues. Sono dei musicisti meravigliosi di Cagliari. A Cagliari la città è piccola, siamo in mezzo al mare e quindi succede che molte persone si mettono a suonare per consolarsi, per farsi passare la saudade. E questo amico in particolare, Rubens Massida, era uno di questi che faceva vita rock and roll e andava a suonare dappertutto, sempre in giro con la chitarra. E io li ho conosciuti così. Sono partita in realtà da Jimi Hendrix, quindi l'evoluzione del blues. E poi non sono riuscita a smettere più, tipo malattia, no? Cioè, ci sta, ci sta. Senti, a proposito, ecco, ti parlo subito del genere musicale, no? Perché, ecco, oggi c'è questa tendenza nella musica moderna a non farci più caso quasi al genere, no? Nel senso, vediamo molti esperimenti, non che la musica non sia sperimentazione, anzi, lo è sempre stato. Però, ecco, vediamo anche molti artisti che prima magari hanno fatto sempre rock, fare anche altre cose, non dico snaturarsi, ma, ecco, sperimentare in maniera trasversale, ecco. Ecco, voi, ovviamente, anche nel vostro nome c'è il blues. No? Questo genere che è molto complicato, tra virgolette, perché non è solo un genere, è proprio un mood, è un modo di vivere. Sono felice che mi faccia questa domanda, perché il nostro blues è un blues molto contaminato, è un blues moderno, tra l'altro noi non fa parte della nostra cultura, nel senso non siamo americani, non siamo afroamericani, quindi tutto parte dal blues, ma in mezzo c'è il funk, c'è il rock, ci sono tutte le evoluzioni, no? Quindi a volte le persone hanno difficoltà a definirci, no? Per alcuni non siamo abbastanza blues, per altri non siamo un gruppo stoner, non siamo un gruppo pop, siamo molto blues, nel senso che senti la black music nella roba che facciamo noi, perché è quello che di cui noi ci cibiamo dalla mattina alla sera. Però appunto non, diciamo che non è propriamente blues, insomma, con le solite battute, no? Il solito mood. Dipende, sì. Ci piace sperimentare e penso che sia necessario, nel senso che se hai voglia di scrivere hai bisogno di stimoli, hai bisogno di trovare il tuo modo, no? È vero. Di trovare il tuo modo di parlare, il tuo linguaggio. Questo è il nostro linguaggio, a qualcuno piace, a qualcuno no. Giustamente, ovviamente. Senti, com'è oggi fare musica con l'avvento delle piattaforme, no? 60 milioni di brani su uno smartphone. Ovviamente da un lato è facile pubblicare, tra virgolette facile, dall'altro invece poi far passare il proprio messaggio non è semplicissimo, c'è tanta roba ed è anche complicato andare a trovarla. Poi parli con me che sono praticamente tecnolesa, quindi è tosta, nel senso che io sono una classicone, sono quella a cui piace andare ai concerti, mi piace ascoltare il CD o ancora il lettore CD in macchina, no?
In realtà da una parte è un grande tesoro per i musicisti perché la tua musica arriva facilmente, tipo guarda, noi suoniamo, abbiamo un gruppo, facciamo questo, ah sì, dove posso sentire? Sentici là. Quindi uno clicca una roba e ti sente e capisce subito, quindi per certe cose è molto più immediato, per altri aspetti è molto meno romantico. Sì, è vero, sono d'accordo con te, assolutamente. Senti, direi di fare una pausa musicale, siamo a metà della nostra chiacchierata, ci ascoltiamo un brano tratto dal vostro ultimo album, No More Shuffle, e poi ne parliamo. Ok. In diretta qui su Web Live TV Music Destination, siamo con Eleonora del Bad Blues Quartet, un gruppo molto interessante. Abbiamo appena ascoltato No More Shuffle, che è tratta dal vostro ultimo album, White Gloves. Insomma, parlaci un po' di questo brano, ovviamente, ma proprio dell'album, come nasce? Allora, il brano parla esattamente di quello di cui parlavamo prima, è una storia inventata, è uno sciaffolone, un classicone, quindi spesso, cioè non lo facciamo spesso noi di scrivere pezzi così classici, è stata una cosa un po' autoironica. Parliamo di quest'uomo, questo musicista che si sveglia la mattina e dice: "No, mi lascia sempre questo shuffle in testa, vorrei avere qualcos'altro", no? Quindi si prende un treno, va a New Orleans, cerca di, insomma, di trovare qualcos'altro, ma poi alla fine si ritrova sempre in un locale dove suonano lo shuffle e cerca di allontanarsi dal blues, ma non ci riesce, alla fine si ritrova a suonare con la band. E alla fine dice: "Ma forse non è poi tanto male questo shuffle". Assolutamente. Senti, com'è il vostro album? Cioè, forse in un paio di album fa, diciamo, Adele dalla sua cattedra, ovviamente, chiese proprio a Spotify di togliere appunto lo shuffle, cioè il modo di ascoltare in modo casuale l'album, perché ha detto: "No, il mio album si ascolta dalla prima all'ultima canzone perché è un percorso, no?" Il vostro album com'è? Come lo dobbiamo ascoltare? Esattamente, sono d'accordo con lei. C'è un senso, ovviamente. Tra l'altro, questo è il disco più vario che abbiamo perché
per la prima volta abbiamo cercato di far valere molto le esigenze di ognuno di noi. Quindi è un album molto vario, ci sono robe un po' più tipiche del nostro stile, che sono robe un po' più appunto contaminate, un po' più funkettone, un po' più, mi piace dire, un po' più monelline, un po' più frizzanti. E poi ci sono pezzi molto più legati alla tradizione, che cercano anche di tornare un po' indietro, no? Verso le origini e verso anche quello da cui siamo partiti. È un pezzo che noi abbiamo, noi raccontiamo molto la nostra vita, quindi sono tutti pezzi molto personali. Alcuni pezzi sono solo del bassista, che è un ottimo compositore, e che lui è molto più legato, per esempio, molto più dilaniano, molto più legato anche alla tradizione, al folk, molto più alla tradizione proprio della canzone americana. Quindi diciamo che va un po' in salita, no? Sì. Anzi, direi che è più a forma di montagna, no? La scaletta che abbiamo scelto. Si va un po' a salire, poi si arriva a una specie di apice, poi si riscende e chiude in maniera un po' romantica. Senti, quando mi trovo a parlare, ecco, con i gruppi, come in questo caso, rientra sempre la famosa letteratura di grandi gruppi musicali, no? Perché c'è tanta roba proprio nel processo creativo, no? Quando si sta in studio, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, mettere insieme tante teste non è facilissimo, ecco, com'è il vostro processo? Cioè, cosa succede quando si crea? In realtà non abbiamo esattamente un modo standard. A volte io scrivo dei testi, arrivo in studio e dico, ragazzi, cioè in sala, e dico, ragazzi, guardate, ho scritto questo pezzo, mi piacerebbe che avesse un mood così. E allora i ragazzi, che sono molto pazienti, costruiscono la musica in base al testo, che spesso non è neanche scritto in maniera troppo precisa, no? E quindi fanno una specie di copia e incolla. A volte arriva qualcuno che ha un pezzo già scritto, cioè già quasi finito, e quello che dobbiamo fare è semplicemente arricchirlo, mettere ognuno il proprio apporto, no? Per renderlo proprio. Dipende, a volte arriva Frank con un'idea, con la batteria, dice, ragazzi, c'ho questa roba in mezzo, e allora si cominciano a suonare loro tra di loro, trovano una roba che funziona e allora insieme cerchiamo di ricostruirla. Dipende, è una cosa, ma abbiamo vari modi di comporre. Senti, tra l'altro, ecco, un piccolo excursus su quello che è, ecco, la tua terra, no? Che è appunto la Sardegna, come ci hai detto prima, insomma, che è una regione molto particolare a livello musicale, no? Ha delle strutture molto, molto particolari, giustamente anche molto distanti da quello che è ovviamente la musica nazionale italiana, no? Se per esempio prendiamo, non so, i Cantadores, cioè c'è una tradizione musicale molto importante, no? Cioè, c'è dell'influenza sotto quel punto di vista? No, sarebbe molto forzato dire che lo è. No, direi di no, sono sincera. Senti, invece sono cose che ovviamente conosciamo perché fanno parte della nostra vita, quindi certo. Fanno parte della tradizione, quindi ovviamente ognuno di noi fin da bambino si è trovato in situazioni dove appunto si suonava musica tradizionale sarda, però da qui a dirti che ci ha influenzato in qualche modo sarebbe davvero una bugia. Senti, invece, ecco, cioè, già hai un po' risposto prima, insomma, della tua, come dire, attitudine al non essere molto social, no, tra virgolette, per quanto riguarda la tecnologia. E invece, purtroppo oggi, ecco, la musica passa attraverso i social network, per esempio, no? Che sia Facebook, per i più agi, come me, ahimè. La vita è terribile. Esatto, cioè, oggi com'è fare musica e avere sempre, ecco, questo, diciamo, questo grande fratello, no? Che comunque sta lì, sai che devi pubblicare, sai che devi esporti, ecco, sotto questo aspetto. Ti devi vendere, devi esporti. Io ho una grande fortuna, non sono una cantante solista, cioè non sono una che non sono one man woman, ok? Noi siamo in quattro, quindi per fortuna dove io pecco c'è qualcun altro che salva la situazione, e noi siamo un gruppo molto unito, quindi ognuno di noi ha
il proprio ruolo. Diciamo che gestire i social network non è il mio ruolo, ma c'è qualcuno che lo fa per noi. E ovviamente devi, cioè c'è qualcuno che lo fa per me, nel senso, sicuramente quello che se ne occupa più di tutti è Frank, il batterista. Però sì, nel senso, se tu vuoi arrivare vuoi arrivare a più persone possibile, non puoi non essere social, mio malgrado, so che è così. Quindi devi pubblicare, devi far vedere quello che fai, devi autoesporti, devi fare i selfie, devi far vedere pezzi di prove, devi scrivere i post. Una disperazione. è veramente un altro lavoro, cioè, sotto ogni aspetto. È benissimo. Sì, sì. Cioè, proprio vorrei che mi gestissero il profilo personale, neanche quello del gruppo. E Leonardo, noi siamo alla fine della nostra piacevole chiacchierata, le ultime due domande di rito. Sappiamo che nel cassetto di ogni gruppo, in questo caso di ogni artista ovviamente, c'è sempre qualcosa in preparazione, in lievitazione. Ecco, nel vostro cassetto che c'è? Un tour. Noi vorremmo fare un tour in Europa. Quindi stiamo cercando di lavorarci moltissimo a questa cosa, ma anche se non si dovrebbe parlare per scaramanzia, però ce la stiamo mettendo tutta. E poi, beh, ne abbiamo fatto 4 dischi, dovremmo farne almeno un altro. Assolutamente sì, ovvio, assolutamente sì. Tra l'altro, ricordiamolo sempre, lo dico sempre ai nostri amici ascoltatori, che è poi dal vivo che si vedono i musicisti veri, che è il live che fa la differenza. Oggi... Su questo ti direi che noi siamo decisamente un gruppo che funziona più live, secondo me. Nel senso che, non lo so, per me è così, ma forse sempre appunto perché ho un'idea, forse perché sono un po' tradizionalista per queste cose, ma sai, ci sono quei gruppi che funzionano benissimo anche solo nel disco. Secondo me noi siamo più una band live, infatti registriamo i dischi li registriamo sempre in modo che siano più live possibile. Diciamo come si faceva una volta, vecchie maniere, c'è poco da fare, assolutamente. Esatto, sì. Senti, invece per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirvi e ascoltarvi, dove e come vi trovano? Dove vogliono, Bad Blues Quartet, su Facebook, possono ascoltarci su Spotify, su tutte le piattaforme, su Instagram, sempre Bad Blues Quartet. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire i Bad Blues Quartet, fatelo, perché, come diciamo a Roma, sono gagliardi e tosti, quindi ascoltate il loro lavoro e la loro musica. Grazie, Eleonora, per averci fatto compagnia. Grazie a te. Ciao, buona serata. Linea alla regia.